Liebe Handballfreundinnen und Freunde, Fans der SSV Pilsen, Handballnachmittag ist zur Hälfte vorüber. Das zweite Highlight in dieser Halle, das Spiel der Serie A Herren zwischen dem SSV Pilsen und dem Cassano Maniago. Und zu diesem Spiel herzlich willkommen. Gentile signore e signori, cari ospiti, ospiti anche naturalmente da Cassano, nel mondiale. Buonasera e benvenuto qui in palestra a Pressalone per assistere alla nona di ritorno. Dunque ci sono ancora 4 partite prima dei playoff. A questa partita tra il SSV Pilsen, attualmente prima in classifica con 39 punti, e il Cassano Maniago con ottavo posto con 23 punti al loro attivo. Facciamo un cordiale benvenuto per questa partita di cartello e questa giornata di ritorno. Le squadre sono pronte a fare ingresso sul campo e cominciamo dagli ospiti del Cassano Maniago, incominciando dal capitano Mattia Dorio con numero 77, con numero 10 Alessio Moretti, 12 Luca Monciardini, con la 14 Alberto Lazzari, 19 Gabriele Saitta, 29 Filippo Branca, con 30 Stefano Bassanese, con 43 Ivan Salvati, con 44 Usman Kaber, con 85 Federico Mazza, con 91 Giacomo Jack Savini, con 93 Niccolò Riva, 99 per Germano Albanini e con 27 Simone Lamura. Allenatore della squadra Amaranto, Matteo Belotti. Molto come via zur grün-weißen Mannschaft und mit einem ganz großen und lauten Applaus wollen wir Sie in die Halle begleiten, beginnend bei Kapitän Alex Viera. Thank you.
questo incontro verrà diretto dai signori Ciro Cardone e Luciano Cardone, coadiuvato dal commissario della federazione, signor Leandro Pietraforte. Buonasera gentili telespettatori dal Palasport Bressanone, da dove vi parla Paolo Cestari, per il commento di questa attesa partita valevole per la nona giornata di ritorno della massima serie Gold di Pallamano. Partita dalle grandi tradizioni, risalente addirittura agli anni 70, da quando le squadre si sono sempre affrontate in partite caratterizzate da grande sportività. Oggi la situazione si presenta come Brixen capo classifica e Cassano che si trova con si trova a centro classifica, però non dimentichiamo che gli odierni ospiti nel girone di ritorno hanno raccimolato 10 punti e soprattutto hanno perso solo gli incontri col Conversano, Fasano e Pressano in trasferta, ossia contro squadre di primo rango. Netta invece la vittoria contro le altre concorrenti di mezza bassa classifica. I precedenti di quest'anno sono i seguenti: all'andata il Bressanone vinse 29-27 a Cassano, però solo agli ultimissimi istanti, dopo essere stati costretti a rincorrere fino al 55esimo della partita. In Coppa Italia invece a inizio febbraio il Brixen vinse con ben 10 reti di scarto. Ecco dunque rituffarci nel campionato dopo la pausa della nazionale dagli incontri con la Lettonia. La partita è iniziata con il Bressanone nella sua formazione tipo, ossia Stricker al centro, Bulzamini e Kolodziuk. Giro palla e primo tentativo di Stricker parato dal portiere ospite. Vanno via di Amaranto con Mazza, 85 Mazza sulla posizione di terzino destra, 19 Gabriele Saita sull'ala destra, 91 Savini e il numero 10 Alessio Moretti sulla posizione del terzino sinistro. Moretti che è rientrato da poco per il suo infortunio e che sicuramente costituisce un notevole ulteriore rinforzo degli ospiti. Una squadra giovane, bella, quadrata, e infatti si presenta subito con un gran gol di Federico Mazza. Kolodziuk non è da meno e pareggia subito le sorti dell'incontro. Un gol a testa dunque. Giacomo Savini dialoga con Federico Mazza, che unitamente a Moretti costruisce senz'altro un attacco che non teme confronti con altre squadre. Mano alzata degli arbitri, bellissimo servizio per Mattia Dorio che dalla posizione di pivot non lascia scampo a Volarevic. Stricker in cabina di regia, buon pubblico qua per questa partita, che in parte aveva già assistito alla partita clou della femminile
alle 15 del pomeriggio, terminata con la vittoria dell'Erice. C'è un fallo su Stricker, 9 metri, già eseguito da Andy Tiballi. Bulzamini, il tiro di Bulzamini finisce nell'angolo lungo. Il tiro di Moretti trova pronto Mate Volarevic, che para la borrata di Moretti indirizzata verso l'incrocio dei pali. Due a due dopo tre minuti e mezzo di gioco. Stricker, bellissima rete di Davide Bulzamini, che porta così per la prima volta in vantaggio i suoi. C'è l'intervento di Kolodziuk su Moretti. Savini, Mazza, Moretti, no anzi scusate, Savini, c'è una cintura di Kolodziuk su Savini, Savini che si alterna con Moretti e Mazza nelle rispettive posizioni. Recupera palla Bulzamini, va via Stricker che cerca i suoi compagni, poi preferisce andare via da solo, il suo tiro però finisce oltre la traversa e va via il Cassano di velocità. Palla per Moretti che però contrastato non riesce a scortare il tiro in modo tale da impensierire Volarevic. Si riparte con Mattia Dorio. Savini e Mazza. Difesa del Brixen schierata. Profonda. Fallo su Moretti. Con le proteste di Moretti, che ricordiamo è tornato quest'anno alla sua squadra dopo aver vinto lo scudetto col Conversano. E Volarevic para anche questa palla e rimette in moto i suoi. Bulzamini, Kolodziuk che si sta rilevando sempre più prezioso dopo un inizio di campionato un po' in sordina. Stricker, la vera sorpresa di questo campionato. Sonnerer, bloccato Stricker da Mazza, taglia l'area da Piran, mano degli arbitri alzata, sondamento molto abile Saita a provocare lo sfondamento l'attaccante brisinese. Moretti, gli arbitri interrompono l'azione degli ospiti per taglio in area. Perde la palla Stricker, va via il Cassano che con Mattia Dorio, no anzi con Caber, riesce ad andare a rete, ma replica subito da Piran che ha trovato
un varco nella difesa ospite. 4-3. Bloccato Moretti da Davide Bolzamini. Bella assist sull'ala e Filippo Branca trafigge Volarevic pareggiando le sorti. Mazza blocca Bolzamini. Stricker chiama il sistema. Anche gli ospiti difendono a tratti fino ai 9 metri. Bolzamini si alza in elevazione, poi deve tornare a terra. Il blocco alzatosi su di lui. Pasticciano i brissinesi, in particolare con Bolzamini prima e Dapiran poi, palla che torna agli ospiti. Dialogano Mazza, Moretti e adesso la palla poi finisce anche abbastanza fortunosamente nelle mani di Caber, che segna ancora. Stricker desiste dal tiro. Cassano che ribalta il parziale portandosi sul più uno. Stricker, Kolodziuk, bellissimo servizio, però Bolzamini cerca il preziosismo con un pallonetto che però finisce direttamente nelle mani del portiere ospite. E questa volta Volarevic dice no a Filippo Branca, presentatosi tutto solo davanti a lui. Stricker, Bolzamini non trova sbocco. L'azione offensiva dei Verdi. Per via dell'attenta difesa ospite. Doppio pivot. Palla che finisce a Sonnerer e Sonnerer sì che conclude con un pallonetto che supera il portiere ospite. Parità. Riparte il Cassano con i soliti Mazza e Savini, che questa volta sorprende Volarevic. Kolodziuk, Stricker strattonato da Mazza. L'interesse dell'odierna partita è soprattutto rivolto per quanto riguarda il Bessanone al mantenimento della testa della classifica, possibilmente con il vantaggio attuale di 6 reti per conservare
in previsione delle ultime tre difficilissime partite a Fasano, a Marano e in casa col Sassari. Il tiro di Savini, o meglio il passaggio di Savini per Mazza, finisce a lato, va via anche di un fallo su Savini, infatti punizione. Questa volta il Cassano trova la via del gol con Saita dall'ala sinistra, destra. C'è un bel intervento di Nicolò Riva. La palla termina in fallo laterale. Rimessa di Sonnerer. Stricker cerca l'1-1. C'è in fallo, infatti. Cabeas prende i due minuti per la cintura su Stricker. Prima superiorità numerica per il Bressanone. Vedremo se i ragazzi di Ciutura sapranno approfittarne per riagguantare il parziale che, ricordiamolo, è al momento a favore del Cassano di ben due reti, 5-7, quando siamo giunti al 13° del primo tempo. Kolodziuk, Stricker, cerca Sonnerer che ripete la sua azione di prima, un bel pallonetto che non lascia scampo, arriva. Il Cassano si avvale extra player per quel minuto e 20 che rimane ancora da giocare in inferiorità numerica. Sul pivot adesso c'è Dorio, Savini, Moretti. C'è fallo su Mazza da parte di Endri Tiballi, 9 metri. Molto abile il Cassano a far passare il tempo. Però adesso la palla viene persa. Sonnerer da Piran che serve Kolodziuk, che va a rete senza tentennamenti ed è nuovamente parità. Break del Bressanone che riacciuffa il parziale grazie anche all'inferiorità, alla superiorità numerica. Gli arbitri optano per la difesa in area a scapito dello sfondamento che i bressanesi reclamavano nei confronti di Moretti. È fortunato Stefano Bassanese a realizzare questo rigore intercettato da Volarevic, che però alla fin fine finisce in rete. Nuovo vantaggio del Cassano. Ricordiamo che il Cassano ha dato anche del filo da torcere al Fasano nell'infrazione. Mazza cerca di entrare tra Da Peran e Bulzamini, viene però preso nella morsa dei due.
Moretti, che con la sua autorità prende nuovamente mano del alzata per il passivo, e i Valli blocca definitivamente Mazza. Si dovrà concludere, si alza in elevazione Moretti, che però viene bloccato da Kolodziuk sotto pressione. Moretti deve concludere per il passivo, ne viene fuori un tiro insidioso, basso, che però trova Volarevic pronto ad intercettare. C'è un avvicendamento, Mimikos, il greco Mimikos, che arriva in dei balli sulla posizione di pivot. Non è ancora entrato in campo Arcieri. Bel servizio di Strick per Mimikos, pronto ad afferrare la palla e a metterla dentro. 9 pari nuovamente quando siamo giunti al 20° del primo tempo. La partita mantiene quello che aveva promesso, ossia un incontro tra due squadre che, come organico, sicuramente si equivalgono. C'è il vantaggio casalingo per il Bressanone, che però finora non è venuto a mostrarsi. L'incursione di Savini, prova appunto Volarevic, c'era fallo ovviamente, 9 metri. Mazza chiaramente oggetto di particolari attenzioni della difesa brissinese, che affronta i tre frombolieri ospiti già sulla linea degli 8-9 metri. Molto dispendioso il gioco del trio Moretti, Mazza, Savini, però soprattutto Savini si mostra molto incisivo anche in questa occasione. E segna per la terza volta. Come all'andata è sempre il Cassano a condurre nel parziale, a dimostrazione che la squadra vale di più di quello che può sembrare la posizione di classifica. La conclusione di Mimikos è intercettata da Riva, che riesce comunque a mandare la palla sul palo, e sul fronte opposto c'è Kaber, anch'egli con la terza rete. Adriani Valli, Sonnener. A questo punto Ciutura chiama a raccolta i suoi per dare istruzioni. Si riprende al 21° e 42 secondi di questo primo tempo con il Cassano sempre in vantaggio. Vediamo che ha fatto l'apparizione in campo sulla posizione di ala sinistra Stefano Arcieri, e su quella destra, dove è entrato in campo Di Giulio, anche lui assente, ormai
da dicembre per un infortunio subito. E al centro c'è Versakovs, nazionale della Lettonia. Ed ecco che rompe il digiuno anche Lukas Strick, che oggi come oggi è il miglior marcatore del questo campionato. No, anzi, è il secondo, in quanto Bulzamini è a 103 e Stricker a 99. Però nessuno si attendeva un Stricker talmente avanti nella classifica dei marcatori. Il tiro di Kaber da una posizione pressoché impossibile all'ala, preparato da Vlahovic. Arcieri, e anche Arcieri non è da meno a Sonnerer, il terzo pallonetto che finisce alle spalle di Riva. Vediamo zoppicante Massimo Moretti che lascia il campo. Moretti reduce da un grave infortunio subito a inizio del campionato, probabilmente non è ancora in grado di sostenere un'intera partita a tali livelli e pertanto ha preso momentaneamente posto in panchina. Savini, Mazza, che si incunea molto bene tra Arcieri e Mimikos e riesce a guadagnare un rigore sacrosanto per difesa in area dei due citati difensori brissinesi. Bassanese molto sicuro a realizzare anche questo secondo rigore. Strana coincidenza negli incontri tra l'Italia e la Lettonia, sono trovati di fronte Ciutura come allenatore e Versakovs come capitano della Lettonia. Bloccato Versakovs, proprio Versakovs da Kaber, che si prende i due minuti. Rigore e sulla linea si porta Kolodiuk. Kolodiuk non fallisce il bersaglio in sacca sulla sinistra di Riva. Dicevo, in nazionale, dove appunto Ciutura e Versakovs nelle file della Lettonia sono visti di fronte Bulzamini e Dapiran nelle file degli azzurri, partite vinte entrambe dalla nazionale italiana che adesso dovrà affrontare la Polonia. La Bruna adesso ha preso il posto di Moretti al centro dell'attacco in regia. Difesa avanzata su Salimbo. Che bella rete di Savini. Un sottomano veramente eccezionale contro il quale Vlahovic nulla ha potuto. Ardi Aniballi, Versakovs, bella rete di Versakovs che infila nell'angolino basso alla sinistra di Riva. 13 pari quando siamo a 4 minuti dalla fine di questo primo tempo, con il Cassano tuttora in inferiorità numerica. La Bruna
Ci sono 2 minuti per Endre Tiballi per il fallo su Savini. 9 metri. Adesso è il Bressanone a trovarsi con un uomo in meno. E Savini, molto ben imbeccato dai suoi. Pone il quinto sigillo in questo primo tempo, senz'altro il più prolifico nell'attacco cassanese. C'è l'uomo avanzato, Lazzari adesso, anzi, doppio marcamento già a metà campo su Versakovsky, Iballi, cerca lo scavalcamento Iballi e Arcieri trova una rete delle sue da una posizione pressoché impossibile. Bel gesto tecnico di Stefano Arcieri con il suo poderoso stacco. È andato a rete. La palla indirizzata verso Pivo Dorio. Giunge all'estrazione però sotto fallo. 9 metri già eseguito. Finta di Savini. Dorio, Savini, Mazza. E la palla arriva effettivamente a Dorio, che tutto solo infila la porta brissinese. Doppia marcatura sui playmaker brissinesi. Endre Tiballi, che imbecca Mimikos, il cui tiro però è bloccato da Riva. Sul fronte opposto c'è il fallo su Mazza. Quando siamo arrivati a un minuto abbondante alla fine del primo tempo. Per asciugare il parquet e quindi si riprende. Savini adesso spostato a destra con Mazza al centro e la Bruna all'opposto. Grande intervento di Wiener che si oppone a Savini, che chiede i 2 minuti. Proteste della panchina Amaranto, intervento del commissario in campo che ammonisce l'allenatore che aveva reclamato per la mancata concessione dei 2 minuti. No, anzi, i 2 minuti adesso arrivano con molto ritardo contro Stefano Arcieri, una decisione che lascia un po' da discutere, perché avrebbe dovuto essere ben presa nell'immediatezza del fallo. Comunque c'è Viera in porta che tenterà di opporsi a Bassanese, e infatti Viera, l'autentico specialista dei rigori, si conferma tale e dice di no a Bassanese, che in precedenza aveva 2 volte infilato Volarevic. Mezzo minuto ancora e l'opportunità del Bressanone a pareggiare, pur se in inferiorità numerica. C'è Dapiran, opportunista come al solito, che dopo la parata di Riva su Di Giulio
si trova la palla in mano e mette dentro 15-15. E pochi secondi prima della fine di questo primo tempo, la panchina ospite chiede il time out, un evidente tentativo ovviamente di andare ancora a conclusione prima del fischio della sirena. Vedremo se le istruzioni dell'allenatore alla Barrato sorterranno l'effetto sperato. 15 secondi per impostare un'ultima azione d'attacco non sono pochi, e se giocati a dovere consentono senz'altro di andare ancora a rete. Una sua ostruzione, Savini ha comunque realizzato lo scopo di impedire a Bulzanini di mandare in contropiede i suoi. Si chiude dunque sul 15-15 questo equilibrato, bellissimo primo tempo tra due squadre che si sono affrontate a viso aperto. In prevalenza è stato anzi il Cassano a condurre il parziale, con un Bressanone però che ha sempre saputo ribattere azione su azione, e si profila comunque un secondo tempo molto interessante per l'esito di questo incontro. Per intanto è tutto, a dopo.
Bentornati gentili spettatori di Eleven Sport per questo secondo tempo tra il Vrixen e il Cassano Magnago. 15-15 dicevamo il risultato del primo tempo ed è il Cassano a partire subito con una nuova rete di Steve Savini che aggiunge un'altra marcatura alle 5 del primo tempo. Stricker, Bulzamini, bel servizio di Stricker su Bulzamini che in velocità penetra nella difesa ospite e segna senza difficoltà. Parità 16 pari, vedremo adesso il leitmotiv di questo secondo tempo, se sarà quello che ha caratterizzato il Cassano nelle altre partite contro le squadre clou di questo campionato, ossia Conversano e Fasano, quando è stata entrambe volte in grado di tenere testa fino a gran parte della ripresa per poi soccombere, forse anche per motivi di condizione atletica. E il Bressanone che può vantare una rosa molto ampia. E Wierer Alex dice di no al contropiede di Alberto Lazzari. C'è dunque un avvicendamento nella porta brissinese. Wierer per Volarevic. Che cerca di servire Andrei Tiballi, preso per la maglietta da Dorio, 9 metri, un fischio dell'arbitro. Stricker, servizio per Andrei Tiballi che manda la palla a stamparsi sulla traversa. Torna in campo la palla nelle mani di Kolodziuk. Adesso c'è l'entrata di Stricker. E il numero 40. No, 42. No, 43. Scusate, Salvati a subire una penalità di 2 minuti. Il rigore del Brixen è affidato a Davide Bulzamini che dopo una serie di finte riesce a superare e arriva con un delizioso pallonetto. Bressanone avanti di un gol. La Bruna, Savini, la Bruna, Savini riesce a servire Bassanese che dall'ala va a segno. Bel servizio di Stricker su Andrei Tiballi che va a rete per la prima volta in questo incontro. E ancora il Brixen mettere avanti la testa nel parziale 18-17 quando sono giocati 4 minuti. Non dimenticare che Cassano gioca in inferiorità numerica attualmente con l'extra player.
Mazza cerca di scavalcare Bulzamini, non ci riesce. 9 metri eseguito da Dorio. Savini, bellissimo servizio intercettato però da Papiran, che è impedito nel lanciare il suo compagno di attacco. E 2 minuti per Dorio e altra inferiorità numerica. Vediamo che nelle file del Cassano non c'è Alessio Moretti. A vedere se la sua assenza è determinata da infortunio. Kolodziuk, anzi Bulzamini su Kolodziuk, che dalla posizione di ala insacca. Quarta rete da Stanislav Kolodziuk ed è il primo doppio vantaggio per i padroni di casa. La Bruna, Mazza, la Bruna, palla che finisce all'ala, viene poi però parato il tiro da Wiener, che si mostra in grande forma. Da Piran, bravissimo Gianluca Da Piran a siglare il più 3 per il Bressanone. Matteo Belotti chiede il time out in una fase della partita che rischia di scivolare dalle mani degli Amaranto. Folto il pubblico brissinese di questa sera, anche perché la penultima partita della regular season, rimane soltanto la partita clou di sabato prossimo con il Sassari. Con l'intermezzo della infrasettimanale che vedrà il Bressanone nella trasferta sempre insidiosa di Bolzano. Bolzano che, ricordiamolo, è stata l'unica squadra ad agguantare un punto nella regular season proprio qua a Bressanone, dove addirittura aveva rischiato di vincere. E il Bressanone è stato agevolato agli ultimi minuti proprio da una esclusione definitiva di Dejan Turković. Tutte le altre partite sono state vinte dal Bressanone in maniera più che convincente, anche contro le squadre più titolate del Comassano e del Fasano. Però torniamo a questa partita qua, con la piacevole sorpresa di vedere appunto Moretti nuovamente in campo. Eccolo in possesso di palla. Savini in becca proprio Kebar, lasciato tutto solo sulla linea 6 metri. Bulzamini, Kolodziuk, Stricker, bellissima rete di Lucas Stricker, un pallonetto. Dialoga il trio Amaranto, Moretti, Savini, Mazza. Moretti è bloccato da Bulzamini, ancora sul nascere dell'incursione.
Il tiro di Savini è bloccato da Wierer. Versakovs, Ulzamini, Versakovs. La palla finisce ad aprire anche, però trova già pronto il suo difensore a sbarrargli la strada. Si imposta nuovamente l'azione di attacco. Versakovs che rivela Ardi Aniballi. Bellissima rete di Andri Tiballi. E siamo sul più 4 del Bressanone, a conferma di quello che avevo ipotizzato pochi minuti fa, ossia un Bressanone che proprio per via della sua rosa molto folta riesce poi a imprimere un ritmo elevato nel secondo tempo quando la squadra avversaria denota i primi sintomi di stanchezza. Pare che sia così anche quest'oggi, non è detto, però l'impressione è che potrebbe essere così. Quando siamo giunti quasi al nono minuto del secondo tempo con il Bressanone che pare aver preso decisamente in mano redini dell'incontro o quantomeno il parziale. Difese molto agguerite sui forombolieri ospiti che adesso si trovano in evidente difficoltà. Moretti in questo frangente braccato da Kolodziuk non riesce a imprimere la palla la dovuta forza. C'è il servizio sull'ala, su Zaitan. Versakovs che con un possente tiro da fuori porta il parziale sul più 5. Savini, Moretti e Mazza che serve a Caver, il cui tiro però è parato da Wierer, il quale però nulla può sul susseguente tiro di Gabriele Saita. Cioè in 2 minuti a carico di Versakovs. Ventitré a 19 con il Bressanone in inferiorità. Reagisce Ciuturan che chiama in panchina Ulzamini e fa entrare Ardi Aniballi per assumere la regia in questa fase di inferiorità. Anzi, Ulzamini torna in campo. Questa volta sulla posizione di terzino sinistro, doppio pivot, vediamo Dapiran ed Endri Tiballi, si confide ovviamente nei tiri da fuori. Il tiro di Ulzamini è bloccato dalla difesa ospite, c'era odore di fallo, però gli arbitri non hanno interrotto l'azione e allora il Cassano segna a porta vuota, solita incognita dell'extra player. Ciutura però insiste in questa sua decisione. Ardi Aniballi, Ulzamini, il gran sottomano di Stricker viene parato da Riva, che però ha perso l'occasione di mandare la palla
nella porta sguarnita. Nel frattempo è chiaramente tornato in porta Wierer. Vessaloni ancora per 40 secondi con un uomo in meno. Vedremo se e come il Cassano saprà approfittarne. Non ne approfitta perché Wierer compie un'altra prodezza su Stefano Bassanese, intercettandogli la palla dall'ala. Guardi Anniballi, Stricker, Bulzamini, bel servizio su Kolodziuk che piazza la palla nell'angolo lungo facendola sbattere all'interno del palo destro di Riva. Kolodziuk che sta giocando sulla posizione di ala destra al posto di Sonnerer. Sono veramente diverse le opzioni a disposizione di Ciutura. Il tiro di Mazza viene deviato dalla difesa in angolo. Moretti e Savini. Endrit, Iballi fa buona guardia su Savini accompagnandolo fino al fischio dell'arbitro. Possente azione di Mazza. Che supera il suo diretto avversario e irrompe nella zona difesa da Wierer. Ardi Anniballi, Stricker. Ardi Anniballi non trova il varco. Versafos che si sa mettendo particolar bene in mostra, galvanizzato forse per la partita giocata con la nazionale della Lettonia la settimana scorsa, come dicevamo, contro l'Italia. Messanoni comunque che con Versakovs dispone di un'ottima alternativa. Savini, Mazza. E ancora Wierer fa il capolavoro sotto l'incitazione dei suoi compagni. Gli arbitri hanno interrotto la partita, non ho capito bene per quale motivo. Intanto però il parziale torna a più 4 per il Bressanone. Quando siamo giunti esattamente a metà del secondo tempo, ancora 15 minuti che si profilano senz'altro interessanti, in quanto il Cassano è tutt'altro che interessato a lasciare la presa. Strick si alza, Strick, e non lascia scampo al portiere avversario, che in questo caso è Germano Albanini, subentrato a Nicolò Riva. Bel tiro di Savini che però lambisce solo il palo e finisce poi in fallo laterale. Cassano che adesso marca stretto sia Stricker che Versakovs,
viene fuori un tiro che finisce nelle mani del portiere ospite, va via il Cassano sempre col solito Savini, veramente onnipresente. Scavalcamento di Savini sui balli che lo cintura da dietro, giusta la decisione dell'arbitro di comminargli 2 minuti. Sono i secondi 2 minuti per Endrit Iballi. Sì, effettivamente Iballi e Caber devono fare attenzione nei rimanenti 15-14 minuti per non incorrere poi nella sanzione della esclusione definitiva. Opportunità adesso del Cassano. C'è Moretti che si lamenta per l'asserito gioco troppo duro della difesa brissinese. E si riprende proprio con Moretti. Sotto il tripudio del pubblico presente, della stessa panchina brissinese, Wierer compie una doppia prodezza su tiri ravvicinati dai 6 metri degli attaccanti ospiti. Grande soddisfazione di Wierer, molto spesso costretto a rimanere in panchina. Chiaramente essere secondo di un portiere come Volarevic non è facile, però anche Stricker sta dimostrando di essere veramente un grande giocatore. Terza rete per lui in questa ripresa. Fuga del Bressanone. In una situazione di inferiorità numerica. Ancora 33 secondi da scontare. Gianluca da Piran. Ardian Iballi, abile regista, velocissimo, molto prezioso per l'attacco brissinese. Adesso Ciutura chiama raccolta i suoi. Si riprende con i 9 metri di Mimikos. Da Piran che va al tiro lui stesso, però il suo tiro è bloccato da Albanini.
Mazza entra di forza, supera il suo diretto avversario e va in gol. Fallo di Mazza su Versakovs. Difesa avanzata su Strick, i balli e in generale su tutte le vittorie dei sinesi. Kolodziuk. Guardiano i balli che trova tutto libero. Entra, viene fermato farosamente. Rigore. Partita dura ma senz'altro corretta tra i giocatori in campo. C'è Stricker che manda la palla sul palo sinistro di Albanini, nulla di fatto, dunque rimane sempre il vantaggio di 5 reti quando mancano 9 minuti alla fine di questo bel incontro. La palla viene intercettata da Ardiani Balli, però c'è stato fallo su Savini, 9 metri dunque. Cassano riesce a tenere la palla. Entra con la forza il numero 35, Savini. Mazza, gran tiro di Mazza che colpisce la traversa e manda via il Bessolone ancora in contropiede, però Ardiani Balli blocca l'azione. Prendono posizione i singoli compagni. Adesso Versakovs agisce su mezzo destro. Palla per Kolodziuk. Perfetta intesa. Kolodziuk. Sesta rete. Vedremo se il Cassano riuscirà a reagire a questa situazione. Si incunea nell'area il numero 14, Alberto Lazzari, che con un po' di fortuna riesce a porre la palla in fondo alla rete grazie anche alla complicità di Wierer, che se l'è praticamente messa dentro da solo. Da Peran, Versakovs. La bordata di Versakovs, questa volta non c'entra lo specchio della porta. Fortunato questa volta davvero Kaber, che dopo essere vista la parata di Wierer ha praticamente messo dentro la porta vuota. Vediamo cosa ci sarà ora. 2 minuti per le proteste della panchina brissinese. Il disappunto di Ciutura, anche se nella sostanza la protesta pare giustificata. I 2 minuti combinati sembrano senz'altro esagerati.
Comunque sia, Ciotura non ha alcun motivo per agitarsi più di tanto, perché il punteggio è a favore della sua squadra. È inutile nervosità, non possono che nuocere al gioco della squadra. Versakovs, Ardiani Balli, Stricker, bloccato Stricker da Dorio. Ardiani Balli che questa volta non perdona. ...29-24... quando mancano 6 minuti scarsi alla fine. Tutto solo Gabriele Saetta non ha difficoltà a infilare la porta di Wierer. Non molla il Cassano, riesce a mantenersi sul meno 4, il che significa che il Bressanone dovrà fare attenzione fino alla fine. Bella rete di Davide Bulzamini in una situazione delicata che vede appunto i suoi in inferiorità numerica. Non desiste il Cassano, però Stricca è resto ad accappiarsi la palla e a metterla dentro. Mi sento di dire che con questa rete la partita potrebbe essere virtualmente chiusa sul 31-25. 6 gol di scarto da recapitare in 4 minuti sembra un'impresa troppo ardua per la squadra ospite. Riprende il Cassano nell'intento di fare ancora qualcosa di utile in questi 4 minuti che rimangono da giocare. Moretti bloccato da Kolodziuk. Lazzare. La palla indirizzata verso Mazza, finisce a lato, però c'era fallo, 9 metri dunque. Un tiro in doppio appoggio di Moretti, sorprende. Segna la prima sua rete di questa partita. Stricker, Bulzamini, nel tiro di Stricker trova pronto Albanini a neutralizzare
sono passi, però gli arbitri optano per il fallo, 9 metri dunque per fallo su Mazza. La Bruna. Mazza, Lazzari, palla per l'ala, bel tiro su in fila, l'angolo lungo, autore. E così porta a 3 il suo bottino personale. Davide Bulzamini scambia la posizione con Stricker. Bel tiro di Henry Tivalli, che però viene parato altrettanto bravamente da portiere ospite. E sul fronte opposto il Cassano non demorde e con Lazzari va ancora a segno. Sono 3 le reti da amministrare per il Bressanone. Attenzione però. Ciutura ravvisa forse un attimino di incertezza, di mancata concentrazione dei suoi. Ne approfitta per chiedere l'ultimo time out della partita e per dare le istruzioni utili ad amministrare questo vantaggio di 3 reti che non dovrebbe essere un problema insormontabile. Intanto la tifoseria è già in festa con lo sventolio delle bandiere, pronti ad osannare i suoi per questa ulteriore ottima dimostrazione di forza contro un avversario tutt'altro che remissivo e capace di tenere testa per buona parte della partita, conducendo nel primo tempo addirittura a lunghi tratti il parziale. Stricker, Bulzamini, Tapiran, Kolodziuk. E Kolodziuk pone la parola fine a questa partita. Siamo entrati nell'ultimo minuto. Vedremo se il Cassano riuscirà ancora a segnare. Così è, con il numero 77 Mattia Dorio. 32-29, marcamento a uomo adesso a tutto campo da Piran, che fa tutto da solo e manda la palla oltre la traversa. Ancora il Cassano, va via. Questa volta il passaggio è sbagliato, gli arbitri ravvisano un fallo. Sarà ancora Dorio ad eseguirlo. Lazzari va al tiro, manda la palla a lato e su questa azione finisce questa bella partita vibrante tra il Bressanone e il Cassano. 3 reti di scarto che rispecchiano più o meno fedelmente l'andamento di tutta la partita, che come dicevamo ha visto un sostanziale equilibrio nel primo tempo con il Bressanone, che solo nel secondo tempo è riuscito poi a sbarazzarsi d'osso un avversario molto coriaceo, che ha dimostrato ancora una volta di essere in grado di tenere testa a tutte le cosiddette grandi. Altro passo dunque per il Bressanone verso la fine di questo campionato. Per il momento qua da Bressanone tutto, seguiranno dopo le interviste. Ringrazio per l'ascolto, per la visione e vi auguro una buona serata.